Ciao a tutti, eccoci qua, bentrovati, bentrovati qua su YouTube, anche oggi. Scusate per lo sfondo con un po' di piatti e bicchieri, però un po' casalinga la situazione. Oggi ho seguito il vostro consiglio, il consiglio di alcuni di voi, di commentare una prova di Serie A di quest'anno, che anche io purtroppo non ho potuto vedere dal vivo, ma ho visto da... Anch'io da streaming e quindi me la riguardo molto molto volentieri. E intanto vi saluto a tutti. Ciao Rachele, ciao Gianna, ciao Alice, ciao Franci, ciao Angela, Martina e Nicole. Ecco, intanto qui, ciao anche a tutti gli altri ovviamente che non hanno scritto il loro nome ma che sono comunque qui. Vi saluto tutti 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 e vi ringrazio per essere qui. Adesso ciao anche Samuel, eccolo che è arrivato, ciao anche Marta. Bene, benissimo. Allora, diciamo che possiamo già cominciare, secondo me. Ci guardiamo un pezzetto di Serie A. La salvo la live? Sì, sì, la salvo. La salvo magari non subito, però poi la ritroverete assolutamente. Mi raccomando, spargete la voce con il canale perché stiamo crescendo piano piano, così almeno questo mi motiva a fare altri video, altre cose. Tra l'altro, adesso a breve uscirà un altro video sempre sulla scoliosi perché mi avete fatto una marea di domande su quell'argomento, quindi ho deciso di fare un video dove rispondo a queste domande ed uscirà tra poco. Ciao anche Irene, Rosalyn, Teodora, Sara. Bene, 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 sono contentissima che siete tutti qua. Adesso, solito giochino di regia un pochino poco professionale, però scusatemi. E andiamo a mettere lo schermo grande con il video. C'è già un commento sotto di Isabella Zunino Reggio con Giorgio Baldinacci, se non sbaglio, che abbasso giusto per parlare noi fra di noi, però magari sul video, ecco, può essere che sentite la voce intramontabile di Isabella che ha commentato tante tante gare anche quando gareggiavo io. Vado con il cambio, hop, hop. Partiamo, Ginnastica Terranuova, Rachele Baccarino al cerchio. Questa serie a 1. Per chi non conosce bene l'ambiente della Serie A, ma penso che insomma, tutti voi che guardate siete super esperti, sono i club, la società che gareggiano e devono schierare le loro ginnaste, diciamo. Sono quattro tappe, e nelle prime tre tappe ogni ginnasta che gareggia deve fare sempre degli attrezzi diversi. Quindi, ad esempio, Rachele oggi fa il cerchio, alla prossima tappa non potrà più rifare il cerchio e può fare massimo due esercizi ogni ginnasta per prova. In più, ogni società può decidere di schierare una straniera, quindi prendere una ginnasta straniera come prestito, diciamo, e farle fare degli esercizi anche a lei, come fosse una ginnasta della società. Precisissimo, super in asse questo giro in presa dietro. E Il conclude cerchio di così il Rachele cerchio. Baccarini. Rachele Baccarini, che ne pensate? Intanto qua mi state chiedendo tutti quanti come faccio a riconoscere Dina, Arina, Verina. Non è che sono così brava neanche a riconoscerle, faccio un po' fatica a volte, però hanno un qualcosa di diverso secondo me. Questa gara è del 2020, esatto. Quindi dicevamo appunto che ogni società combatte proprio per la società, cioè quindi è la somma degli esercizi che poi dà un risultato comune. Gli attrezzi che devono fare sono tutti, quindi parte dal cerchio, poi c'è la palla, le clavette e il nastro, sono tutti gli attrezzi devono essere eseguiti. Quindi ora li vediamo tutti.
ginnastica a Terra Nuova la vediamo in pedana al Pala Guerrieri con la palla. È un po' bassa la musica, alzo un po'. Quindi questo rispetto alla gara che abbiamo visto l'altra volta, che era una Coppa del Mondo, erano tutte ginnaste straniere e ginnaste comunque d'elite di alto livello, invece qui abbiamo una gara a livello italiano e quindi abbiamo anche molte ginnaste a livello proprio che si allenano a livello societario, non solo le grandi stelle, ecco. Questo infatti è un palcoscenico molto importante. Allora, Samuel chiede, volevo chiederti una cosa sul pivot. Se la ginnasta inizia dalla prima rotazione senza supporto del tallone, come è giusto che sia, ma poi segue l'altra rotazione sul piede piatto, viene declassato il giro, cioè nel senso viene considerato a piede piatto. No, se ne fa una intera in relevé, devi considerare quella in relevé e poi dopodiché non le consideri più. Questo salto un pelino di ampiezza magari in più ci voleva, però bene. Anche lei è una buona esecuzione. Abbassiamo. Alla fine rialza nuovamente. Ok, Sam, quindi sì, ti ho risposto. Penso sia, diciamo, chiara la risposta. Questa è una gara molto importante per la società italiana perché le ginnaste che si allenano in società, alcune di loro fanno il gold, cioè la categoria, altre magari fanno la specialità e si hanno la possibilità di confrontarsi con ginnaste che fanno mondiali, olimpiadi, gare comunque di altissimo livello, quindi è molto importante per loro gareggiare. Sì, Alice, c'è anche lei. Sarà meglio non dover atroce che c'è una capriola sulla spalla? E no, che a me faceva male la capriola sulla spalla. Anna Strasco è una ginnasta ovviamente straniera. Bella questa ripresa di saltello. Questi salti lei dovrebbe toccare la gamba dietro con la testa, non in tutti è riuscita a farlo, quindi avrà una penalità per questo. Questa è una maestria abbinata a una difficoltà di corpo. Bello questo giro, un rilievo molto alto, lancio a cascata, quindi lancio tutte e due le clavette in maniera di successione, però la seconda deve assolutamente essere lanciata prima di riprendere la prima. Anche questo lancetto sotto al salto è una maestria su difficoltà, carina anche questa, peccato la perdita. Peccato quella perdita quasi alla fine, comunque molto difficile quella maestria lì, ci sta purtroppo, non è facilissima, però molto molto interessante, comunque un buon punteggio perché è di 21,2, quindi abbastanza alto. Vedete che comunque molto pulita, molto corretta come linee, anche a livello d'attrezzo ha una buonissima tecnica, vedete sempre con le braccia molto tese, tiene le clavette in maniera corretta, anche la ripresa dei lanci, questo si vede molto quando una ginnasta ha una tecnica forte già da quando è piccolina. Torna in pedana la prima ginnasta che abbiamo visto con il cerchio, che era Kele Bacciarini, sempre la stessa società, e poi cambieremo società dopo questo esercizio.
È normale il fatto che la rotazione degli attrezzi non sia uguale a tutti? Non ho capito la tua domanda. Sono a Fabiano, esatto. Le rotazioni sui tornanti devono essere diverse. Sì, assolutamente sì, le rotazioni dei sotterranei devono essere sempre tutte diverse, altrimenti non viene considerato il rischio. Questa è una maestria, fare le spiraglie della schiena durante l'equilibrio è una maestria. Che queste sono tutte maestrie. Giro in presa dietro, fatto molto bene. Questo è un rischio, ripreso fuori dal campo visivo perché l'ha ripreso dietro la schiena. Ok, rischio. Molto coordinata con gli attrezzi questa ginnasta. Qua si è un attimino inceppata. Peccato il finale dove il naso si è un po'... Ecco, Isabella stava dicendo questa cosa. Sì, il naso si è leggermente inceppato sulla bacchetta, però poi è riuscita comunque a seguire l'ultima maestria dove ha lanciato da dietro la schiena per riprendere poi a terra. Non facile, questa forse voleva essere anch'essa una maestria, mettendo il naso dietro al collo, ma non l'ha lasciato abbastanza, secondo me. Qui rallenti l'equilibrio dinamico, intanto vediamo un po'. Nell'individuale è importante il sorriso, ma anche nella squadra, certo, è importante sempre. Ecco, quindi con questo esercizio finisce la prima società, perché appunto... si conclude la prova della Terranuova Bracciolini, che è una società toscana, e adesso si parte con la ginnastica Fabiano. L'avete chiamata Sofia, eccola qua. D'Italia e di casa, Sofia Raffaeli, la piccolissima Sofia, che tante, tante gioie, tante soddisfazioni. Assolutamente. Alla fine ci ha dato. Sofia è una 2004, è molto piccola, però è molto molto capace, ha già fatto dei risultati pazzeschi, guardate anche questo giro, ritornerebbe, sia a livello italiano ma anche internazionale, quindi è una ginnasta che promette molto molto bene. Si allena nella stessa società di Milena Baldassarri, quindi è allenata da Giulietta Cantaluppi, dalla mamma di Giulia Cristina Ghiurova, e ha un grandissimo talento. Guardate quante maestrie fa di seguito, veramente tante. Martina scrive che non vi siedono i punteggi, ve li dico io allora, perché probabilmente sono troppo bassi. Beh, veramente complesso questo esercizio, poi soprattutto per la sua età, molto piccola e... fa davvero già un sacco di cose, anche a livello fisico fa delle difficoltà di corpo molto molto complesse, e anche d'attrezzo qua possiamo vedere anche la precisione, comunque la tecnica d'attrezzo che sono molto buone. 27,50 per questa Fune, che comunque è alto, pensate che comunque è piccola. Andiamo avanti qui. La prima partita con il cerchio, la seconda eccetera, non ho capito ancora. Comunque, io non capivo perché questa fanno tutti gli attrezzi e alcune no. No, tutte devono fare tutti gli attrezzi, tutte le società devono fare tutti gli attrezzi, assolutamente. Questa è la straniera di Fabiano, la vediamo impegnata al cerchio. Ekaterina Kuznetsova, russa, allenata dalla stessa allenatrice di Diana Kudryavtseva.
Infatti vedrete che lo stile è molto simile, nonostante siano due ginnaste molto diverse, però una tecnica e anche costruzione dell'esercizio veramente interessanti, belle. Questo esercizio veramente è di una logicità pazzesca. Fa veramente delle cose interessanti. Guardate questa ripresa. Guardate come non si ferma mai e come continua sempre a lavorare nella stessa direzione con l'attrezzo. Guardate questo brillo anche dietro la schiena, veramente difficilissimo. Ho avuto l'occasione di vederla dal vivo, lavorare anche con la sua allenatrice quando è venuta in Italia a fare uno stage con le nostre ragazze, e veramente un talento e una bellezza, diciamo, sportiva unica. Molto 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 bello questo esercizio, passaggi super super belli. Allora, gli esercizi della Raffaele sono tutti bellissimi. Ogni volta che li guardo dico: ma come fa a essere così brava? Ha un talento unico, molto brava, sì. Non mi entra in testa che tutte della stessa società. Ah, non ti preoccupare, Franci. Sei troppo brava a commentare e dare i tuoi punteggi, ma diventerai una giudice internazionale. Sono già una giudice internazionale in realtà, da ormai 4 anni. Che bella Kuznetsova, se solo fosse più stabile, mi piacerebbe vederla in gare, in più gare internazionali. Ecco Samuel che interviene con è già giudice internazionale, grazie Samuel. Beh, sì, sarebbe bello vederla in più gare internazionali, ma in Russia sappiamo com'è, c'è un vivaio incredibile di ginnaste. Intanto alzo perché c'è Milena in pedana. Lamento forse non finito come doveva. Bellissimo questo giro di Milena. E finisce, Anche perché veramente può dire. bella questa musica francese, a lei stanno molto bene queste musiche, è bella anche, bellissimo anche l'esercizio, molto fluido, su ogni difficoltà oramai è così, c'è una maestria ed è pazzesco quanto si rischia anche sulle difficoltà di corpo, ma è anche una gioia vedere queste cose perché chiaramente danno spettacolo all'esercizio. 21,950 è il punteggio suo. Ma le gare a Pesaro quest'anno ci sono state, no Nicole, purtroppo il coronavirus si è fermato anche Pesaro. Arianna scrive: Milena ha un modo di fare le cose molto delicato ed è questo che mi piace di lei. È vero, ha uno stile molto, molto elegante, molto delicato, come dici tu. Bellissimo questo giro. E adesso ci riguardiamo Sofia con le clavette che sono uno dei suoi cavalli di battaglia E sarà sicuramente. sicuramente un programma nuovo perché voi sapete che fra le junior e le senior già il numero delle difficoltà sono maggiori. Un pochino corta questa parabola, ma ha recuperato alla grande.
Peccato questa caduta dal giro, diciamo questo passo. Peccato che questo giro non perfettamente in asse, molto veloce anche questo esercizio, quindi bellissimo anche quei due giochini sul panché, molto difficili, e anche questo ultimo lancio super super complesso. Come diceva appunto sotto Isabella Zunino Reggio, ha cambiato molto stile di musica per questo esercizio, e anche questo è bello da vedere, perché comunque cambiando esercizio durante gli anni è bello anche vedere un cambio di musica. 21,950 anche lei è molto alto. Ma quelle che accompagnano la ginnastica in pedana chi sono? Allenatrici? Oddio, in realtà ci dovrebbe essere forse un accompagnatore avanti e indietro, non ho visto, però di solito l'allenatrice comunque non può accompagnare fino ad avanti la pedana, questo no. Allora, a Milena si vedono tutte le ossa, oddio, no, non mi sembra, dai. Ha una scioltezza pazzesca, questo sì. Talisa Torretti con il nastro. Torretti al nastro chiude per Talisa, la che adesso è in squadra in realtà. E anche a lei ci ha dato le sue soddisfazioni, le nostre soddisfazioni. Talisa che adesso introva la squadra nazionale con le farfalle, e è stata bronzo alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Io ero giudice in quella gara a ottobre del 2018. Bellissimo ricordo. Bellissimo il colore del nastro, dice qualcosa. Bello, bello questo esercizio, brava Talisa. Allora, dove ero rimasta? Mi sto perdendo. Alle mie gare mi accompagna l'allenatrice a bordo pedana. Sì, beh, a bordo pedana però non può superare appunto quella tenda, diciamo, per quanto riguarda questa gara qui, ad esempio. Quanti sono gli attrezzi in gara? Sono 5 per ogni società, quindi dalla fune al nastro. Allora, ma gli spostamenti dei giudici sono rimborsati? sì, viene rimborsato il viaggio per i giudici che sono la Serie A, e anche quando si tratta di gare internazionali. Ogni quanto un giudice internazionale viene convocato, visto che il numero dei giudici internazionali è molto alto, ma come si determina chi tocca? Beh, intanto rispondo intanto che guardiamo Camilla De Luca Fano con la fune. Di questa Serie 1, l'Aurora Fano, e vediamo. Beh, intanto diciamo che le giudici internazionali sono tante, ma sono di diversi livelli. Sono 4 livelli di giuria internazionale, dal primo al quarto, quindi. Noi in Italia, ad esempio, ne abbiamo una sola di primo livello, alcune di secondo, terzo e poi molte 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 di quarto, quindi questo dipende anche un po' dal tipo di gara, ed è a scegliere la direttrice tecnica, quindi in questo caso è Manuela Maccarani che decide, insomma, poi consultandosi con tutte le sue collaboratrici, chi andrà come giudice alla determinata gara.
perciò è una decisione puramente interna, non c'è una fila, una lista, diciamo, o una graduatoria per mandare in giro le giudici, è proprio una decisione fatta volta per volta. Rischio è lanciando con il piede, due chenè e ripresa della fune. Questo rischio è ripreso con i nodi, anche se adesso per dare la ripresa con i nodi non bisogna fermare la fune sotto al ginocchio, ma bisogna prenderla e iniziare a muoverla, maneggiarla senza fermarla o tirarla con una parte del corpo. Ok, che tu sappia, le Olimpiadi, visto che si faranno il prossimo anno, si continueranno ogni 5 anni, quindi no, ricominceremo come al solito a fare dal prossimo, poi saranno nel 2024 come sempre, quindi sarà un ciclo olimpico più breve di 3 anni anziché di 4. Arianna scrive anche la sua musica, è molto veloce, sì, è vero, è una musica molto veloce, è una musica anche che sentiamo sulle pedane da tanto, tanto. Franci ha finito stamani il mio libro, bene, sono contenta, spero che ti sia piaciuto. Adesso abbiamo Sofia Bevilacqua, sempre a Orafano, cerchio, È appena quindi secondo attrezzo uscita, è per questa società. stata per parecchio tempo ferma per un problema al piede e quindi vediamo come va. Piccola Ecco. perdita. Ripresa con i giri, direttamente con i giri sulla gamba, questa è un'altra maestria di rotolamento, questa è di trasmissione da una gamba all'altra e quindi vale 0,30. Questa è una difficoltà con, ecco, purtroppo anche un altro piccolo intoppo. Giro Panché con il cambio di mano sotto come maneggio e questo è un altro rischio, chenè rovesciata, ripreso fuori dal Bravissima Sofia, campo perché si è dietro la testa, come diceva appunto Isabella, ha avuto un infortunio e quindi è sempre molto molto complessa la ripresa da un infortunio. Marta, sai se l'anno prossimo faranno le Universiadi? Mi auguro di sì. No, l'anno prossimo no, scusate, l'anno prossimo no, le università sono ogni 4 anni anche loro, quindi no, l'anno prossimo sono state l'anno scorso, quindi dobbiamo aspettare ancora un po'. Musica di Alina Arnasco al cerchio 2017, Samuel sei preparatissimo. Allora, Marta, ma perché quando si fa un giro boucle si piega la gamba sotto? Alcune ginnaste utilizzano questa tecnica, quindi piegano la gamba sotto per girare in presa dietro, ma non è una tecnica forzata, diciamo, è soggettivo. Palla, sempre a Orafano. Carina questa sequenza di passi.
Buoni anche questi salti, anche se la visuale non era proprio perfetta da davanti della ripresa TV. Rischio che parte dalla rovesciata, qualche passo di troppo per riprendere, quindi penalità per la traiettoria scorretta. Altro rischio, ripresa in rotazione, questo molto bene. Ripresa con una addì a 0,40, ancora una addì a 0,40, anche questa addì a 0,40. Vedete come si tende a fare sempre più movimenti che portino punteggio all'esercizio. Intanto vediamo un po'. La penalità delle concorrenti c'è un minimo e un massimo? No, nel senso che vabbè, ovviamente 10 punti di esecuzione sono difficili da ottenere, anzi sono quasi impossibili, quindi diciamo che si parte da 10 punti e poi si sottraggono gli errori. Forse dovrei andare ad alzare un pelino lo schermo, adesso che me lo fate notare, che l'ho visto, perché si vede forse un pochino male. Scusate, adesso alzo un pelino così almeno magari riusciamo a vedere, ops, lo schermo intero. Intanto clavette, sembra la Fano. Vedete anche ha fatto il rischio, poi si è seduta e si è spostata in avanti per fare la ripresa. Anche quello è un errore, quindi c'è una penalità per aggiustamento sulla pedana. Lancio a cascata, con il rischio sotto. Bello questo giro. Questa musica ci ricorda qualcosa. Beh, questa musica ovviamente mi ricorda molto il nostro esercizio alla palla e nastro. Vediamo un po'. Samuel dice: mi ricorda molto un po' Sofia Maffeis, questa ginnasta. Guarda, Samuel, non hai tutti i torti, è vero, l'ho pensato anch'io per un attimo. Leggete meglio così i punteggi? Penso di sì, perché adesso io lo vedo meglio, un po' più alto. Ecco, tutti sono d'accordo con Samuel, è vero, hai fatto una giusta osservazione. Vedi, adesso si vede il punteggio, per fortuna. Allora, Arianna poi aveva chiesto: è vero che quando si fanno delle perdite si rischia di farne altre? Beh, è normale, perché comunque dal momento in cui fai una perdita è difficile poi concentrarsi e andare avanti sul proprio esercizio per la prossima, per il resto, diciamo, quindi è difficile. Ah, intanto, ragazzi, qua mi fermo un attimo perché c'è Daria Trubnikova, ginnasta russa, campionessa olimpica giovanile nel 2018, adesso senior e quindi nel mondo dei grandi. Bellissima ginnasta. Cerchio sullo chignon. Traiettoria un po' sprecisa qua. Anche questa, non proprio. Ginnasta comunque molto giovane, 2003, quindi l'età di Talisa Torretti per intendersi. Lei è allenata da Zaripova, che è l'allenatrice di Margarita Mamon, campionessa olimpica a Rio 2016.
Bellissimo questo giro, veramente particolare. Beh, lei è molto, molto, molto bella, veramente ha delle linee pazzesche, delle doti incredibili, ginnasta, super ginnasta. Come esegue la difficoltà nei passi di connessione? Ah, sì, è vero, è vero. Stiamo parlando ancora di Gorina. Sì, mi ricordo la finale di Minagawa, continua a perdere una dopo l'altra, è vero. Quando si perde un attrezzo si fa comunque un errore grave, è molto difficile concentrarsi e andare avanti, sia in squadra che a livello individuale. Entrano in gioco proprio dei meccanismi psicologici importanti e bisogna essere in grado veramente di raffreddare la mente e andare avanti. Anche a me è capitato di sbagliare, di non riuscire poi a concentrarmi su cosa dovevo fare dopo. È stato molto brutto, quindi bisogna veramente lavorarci molto su questo per riuscire a sconfiggere quel senso di errore che ormai è in te. Tanto la palla sempre della Virtus Giussano. Nel frattempo riguardo anche le vostre domande. Come mai si sono fatte le Olimpiadi nel 2018 invece che gli anni già prescelti nella categoria giovanile? Beh, perché sono due eventi separati, non hanno nulla a che vedere, si chiamano Olimpiadi tutte e due, ma sono due eventi assolutamente separati, quindi non hanno niente a che vedere l'uno con l'altro. Poi, insomma, organizzare, intanto qui un errore, organizzare due eventi così insieme sarebbe quasi impossibile. Mi piace un sacco Trubnikova, spero che possa splendere nel prossimo quadriennio. Personalmente preferisco lei all'ala Kramarenko. È vero, lei ha un fisico molto più... è molto lunga, è molto bella da vedere, però chiaramente questi sono anni cruciali per le ginnaste, quindi i primi anni della categoria senior sono anni in cui una ginnasta si deve affermare, deve farsi conoscere ed è molto complesso, quindi alcune si perdono, altre migliorano molto, altre peggiorano, bisogna aspettare e vedere. E finisce anche la palla, Carlotta Maino alla palla, e adesso continuiamo con le clavette sempre per la Virtus Giussano. E qui vediamo dei rallenti, questi sono i passi ritmici, 16 per la sua palla, che comunque è molto più basso rispetto ai punteggi che abbiamo visto prima. Però ci sta insomma questo giro Panché. Per esempio, vedete che la gamba non è perfettamente verticale, anche questa purtroppo è una penalità. Giro in tilt, molto complesso, questo giro si può considerare anche da metà in poi, quindi anche metà giro viene calcolato. Intanto siamo passati qui alla San Giorgio Desio con Martina Brambilla alla fune. Siamo impegnata nel suo esercizio alla fune. No, non viene squalificata se viene perde tante volte l'attrezzo la ginnasta. La Virtus Giussano ha fatto tutti gli esercizi, li ha fatti in realtà, ma non ci sono in questo video probabilmente. Bella questa maestria di Martina. Martina ormai è la ginnasta esperta, ha fatto anche tante gare internazionali anche l'anno scorso. San Giorgio Desio che è la società anche di Veronica Bertolini, quindi diciamo che sono le sue eredi. Veronica che ha fatto anche le Olimpiadi di Rio de Janeiro come individualista per l'Italia.
brava Martina, una buona esecuzione. Finisce la Fune Martina. La San Giorgetese è una società storica e appunto la loro allenatrice è Elena Liprandi, che è la nostra giudice di primo livello, giudice internazionale di primo livello, ed è anche un membro dell'Unione Europea di Ginnastica, quindi ha un ruolo molto importante anche a livello internazionale. Sbaglio, questa musica ha delle parti simili a quelle del Noi del ciclo l'anno scorso? Non credo sia la stessa musica, però effettivamente sì, è uno stile che è molto simile. Non so se sia lo stesso pezzo, sinceramente, però sì. Qui intanto vediamo una delle Martina Brambilla, più amate al mondo. Andiamo a vedere la bielorussa Anastasia Salos, impegnata al cerchio sempre per la San Giorgio. Anche lei si è già qualificata per le Olimpiadi. Veramente stupendo questo esercizio. Lei secondo me è molto maturata in quest'anno e ha anche uno stile molto più adulto. Veramente un passaggio più difficile dell'altro, guardate questo, incredibile. Bellissimo questo cerchio, veramente stupendo. Bene, è molto 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 difficile. Allora, intanto mi scrivono, ci fermiamo dopo la San Giorgio, questo video, così siamo circa a metà del video e la prossima volta continuiamo da qui in poi. 23,550, un bel punteggio. Intanto te la sentiresti giudicare a Tokyo, chiede Franci. Ma intanto non potrei mai giudicare a Tokyo, perché appunto la giuria delle Olimpiadi in teoria è una giuria neutrale, quindi l'Italia è qualificata sia individualmente che in squadra, quindi non credo ci sarà una giudice per l'Italia alle Olimpiadi, almeno questa è la versione che conosco io. Tanto Eleonora Tagliabue, che lei è una delle ginnaste più, diciamo, esperte della San Giorgio, anche se comunque è piccolina, una 2004. Una perdita purtroppo fuori pedana, e ha fatto bene a prendere la palla di riserva, perché diciamo ammortizzato un pochino le penalità in questo modo. Prendere la palla, andare a ritirare la palla fuori l'avrebbe portata ad avere molte più penalità, oltre che a interrompere l'esercizio, a perdere ancora più musica. Vedete anche lei comunque ha fatto un errore, un grave errore, e adesso sta andando molto bene, però si vede che ovviamente questo errore ti porta a essere molto più nervoso e preoccupato poi per tutto, fatti un altro errore che viene dopo. È molto molto difficile non farsi toccare psicologicamente da un errore. Peccato, perché comunque un esercizio molto bello e anche molto molto complesso, però ovviamente può capitare, poi siamo qua all'inizio della stagione, quindi esercizi nuovi, prime gare dell'anno, eccetera, eccetera.
Ora ho capito che servono, pensavo fosse per un fatto estetico. No, precisamente no. Vedete qua un rallenti e purtroppo non è bello prendere l'attrezzo di riserva. Un tempo conveniva andare a prendere il proprio attrezzo, anzi un tempo si mettevano, portavamo noi i nostri attrezzi di riserva, li posizionavamo intorno alla pedana, invece ora è la società organizzatrice che posiziona gli attrezzi al bordo della pedana. Quindi sono cambiate le regole. Gaia Pozzi, anche sempre San Giorgio Desio. Giochino della clavetta dietro la, diciamo, fuori dal campo visivo, quindi una stia sulla difficoltà. Peccato, questa è una perdita da un lancio alto, questa è un'altra maestria e finale. Peccato anche lei un errore, oltre a qualche piccola imprecisione, ma diciamo l'errore più evidente è stato quello lì che abbiamo visto, dove non è riuscita a schiacciare la clavetta, purtroppo. 17,5 infatti il punteggio, che sicuramente poteva essere molto molto più alto in questo attrezzo. Ecco questo rischio, due scene capovolta e ripreso schiacciato, quindi senza l'aiuto delle mani. Maestria, ripresa al suolo, altra piccola maestria. E qui forse ci fanno vedere il rallenti di quello che non è riuscita a schiacciare, vediamo. No, questo, eccolo, sì, questa quindi è perdita del rischio. Ci fermiamo proprio prima dell'Udinese, che so che è una delle società preferite. E così la continuiamo la prossima volta. Eccomi qua, torno io. Mamma che capelli che c'ho. Vi ringrazio tantissimo per essere stati qui. Ci vediamo la prossima volta che finiamo di commentare la gara insieme. Che non so se forse potrebbe essere martedì o forse giovedì. Ve lo faccio sapere entro domani. Grazie mille per aver seguito la gara con me, per essere stati insieme e per avermi fatto tante domande. E la prossima volta ci rivediamo. Partendo proprio da Tara con la fune, quindi mi raccomando di seguirla diretta. Grazie, grazie, grazie e un bacio grande a tutti. Mua, mua, mua. Grazie a tutti.